Luca, possiamo dire che si è rientrato dove ci avevamo lasciato in Coppa Italia, allora al centrocampo, grandi poi giocate nel centrocampo, e soprattutto un centrocampo che ci è sembrato, a mio modo di vedere, più registrato del solito, grazie anche addirittura al fatto di avere anche qualche pennellata che ha anche deliziato chi ha assistito alla partita. Sì, abbiamo avuto buone geometrie in mezzo al campo, come abbiamo provato in settimana, abbiamo fatto un'ottima gara. Abbiamo creato qualcosa, però purtroppo non abbiamo concretizzato poco. Siamo felici della prova, sappiamo che questo punto è un punto di partenza, possiamo dire che deve darci fiducia per rilanciarci in questo campionato. Un momento di rammarico di questo primo tempo, quando hai avuto la palla al limite dell'area di rigore, hai pensato che non è scattato il passaggio giusto? Sì, avevo pensato di servire Alan Magli per metterlo a tu per tu col portiere, mentre se fossi stato un pochino più egoista avrei potuto calciare in porta, però non era il mio piede, quindi ho preferito metterlo, diciamo, provare a metterlo davanti al portiere, ma non mi è riuscito. Senti, come ti giudichi per questo rientro in campionato, anche alla luce del fatto di venire da due esperienze non proprio positive, ha sulle spalle anche, come dire, l'onere di dimostrare che questa potenza non è, ce l'hanno stato costruito così, poi a Pandora è una signora squadra. Sappiamo, noi conosciamo il nostro valore, dal primo giorno in cui ci siamo riuniti per lavorare avevamo intenzione di farlo vedere, di farlo notare a tutti. Poi in momenti no, cioè capitano alle grandi squadre, capita dalla Juve una falsa partenza 2 anni fa, è capitata anche a noi, anche se la partita di Monopoli è vero che magari abbiamo fatto male, ma la partita con la Paganese è stata una partita, cioè, per la maggior parte del tempo dominata, abbiamo dominato la partita, siamo stati sfortunati, abbiamo fatto 2 errori individuali che ci possono stare. Il portiere della Paganese è stato il migliore in campo con la partita, abbiamo creato tantissimo, però purtroppo diciamo che ci è girata male. E quindi siamo venuti qui per fare la partita, abbiamo giocato contro una grande squadra e non ci hanno mai pensierito, a parte il colpo di testa alla fine, diciamo. È venuto in recupero. E chiude il gol con la parata sul muro? Sì, vabbè, abbiamo creato con Mimmo, ma non solo, abbiamo avuto varie occasioni per provarci, abbiamo calciato tante volte in porta anche se da fuori, abbiamo avuto l'uno contro uno con Tutino in aria, lì con lo scontro contro il difensore loro. E le occasioni ci sono state, c'è il rammarico di non aver concretizzato, però comunque siamo soddisfatti della nostra prova e dobbiamo continuare questo percorso. Grazie anche a Luca.